Benvenuti ad una nuova puntata di Recanati in Forma, la rubrica dell'amministrazione comunale di Recanati. Apriamo questa puntata parlando della visita in città del ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti. Il secondo servizio è dedicato invece alla consegna delle civiche benemerenze in occasione delle celebrazioni per il patrono di San Vito. Quindi parleremo della presentazione delle iniziative per i giorni del giovane favoloso in programma dal 1 al 3 luglio prossimo. Concludiamo infine la puntata con un servizio sul passaggio in città della prestigiosa corsa delle Mille Miglia. Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha fatto visita a Recanati. Ad invitarlo è stato il sindaco Francesco Fiordomo in occasione dei festeggiamenti per il 50° dell'autonomia dell'Istituto Tecnico Industriale Enrico Mattei. Il ministro ha partecipato ad un convegno all'Aula Magna sul mezzo secolo di storia della realtà recanatese dal titolo Saperi locali, intelligenze globali, 50 anni di ITIS, laboratorio di talenti per l'impresa e la crescita della comunità. Successivamente il ministro ha visitato l'istituto incontrandosi con studenti, docenti e personale amministrativo. Quindi si è recato a Castelnuovo presso l'azienda Castagnari per conoscere la bottega artigianale dell'Organetto, una bottega familiare che realizza pregiati strumenti musicali da 100 anni. La visita in città del ministro Poletti si è conclusa presso l'azienda Iguzzini per un pranzo con gli industriali del territorio e la visita agli stabilimenti della nota azienda recanatese, leader mondiale nel settore dell'illuminotecnica, per consentirgli la visione di uno spaccato, di una realtà vivace e innovativa che ha saputo creare nel tempo un legame profondo con il mondo della scuola. Tra le eccellenze del territorio c'è una scuola che ha uno dei più alti indici di accesso al lavoro post diploma, l'Istituto Tecnico Industriale, e c'è anche una grande collaborazione col mondo dell'imprenditoria, nel caso specifico la Iguzzini. Sì, e questo è un esempio di quello che bisognerebbe fare, e quindi noi cercheremo in qualche modo di utilizzare al meglio questo insegnamento, questo esempio. Lo stiamo facendo con l'alternanza scuola-lavoro, lo stiamo facendo con tutte le operazioni che cercano di alzare il tasso di relazione tra il sistema imprenditoriale, il sistema economico e la scuola, la formazione e l'università. Cerchiamo di farlo con le leggi, cerchiamo di farlo anche costruendo un sistema di relazioni. Ci vorrà del tempo perché il nostro mondo, il nostro paese non ha una storia in questo senso, voi l'avete perché avete un buon istituto tecnico, avete imprese, una grande impresa impegnata in questo senso. Credo che appunto quando c'è una buona pratica, quando c'è una cosa che funziona bene, la cosa migliore è copiarla. Il ministro del lavoro ha accettato il nostro invito di essere a Recanati per festeggiare i 50 anni dell'autonomia del nostro istituto tecnico industriale, una realtà viva, educativa, di crescita per i ragazzi, che ha un rapporto stretto con il territorio e il mondo dell'imprenditoria. Si è creato un legame stretto, sono state scritte pagine di buona scuola ancora prima che ci fossero i provvedimenti legislativi, con la capacità di far crescere i ragazzi e di trovare anche per loro un futuro occupazionale nel territorio. Il ministro sarà poi in visita in due realtà produttive, una bottega artigianale che da 100 anni produce l'Organetto e quindi il distretto dello strumento musicale, la famiglia Castagnari nell'antico rione di Castelnuovo, e poi un'azienda leader a livello mondiale, la Iguzzini Illuminazione, che hanno reso la città di Recanati la città della luce. Quindi è un momento importante, una presenza simbolica nella città di Brodolini, padre dello Statuto dei Lavoratori. Sono stati 8 i cittadini che hanno ricevuto nel corso di una cerimonia all'Aula Magna la civica benemerenza in occasione delle celebrazioni per il patrono San Vito.
l'imprenditore Adolfo Guzzini, il passionista padre Gabriele Cingolani, l'insegnante di danza Alina Bianchi, il giovane ciclista professionista Riccardo Stacchiotti, il fondatore del circolo culturale Fonti San Lorenzo Nello Piatanesi, l'artigiano e mastro presepaio Leandro Messi, la professoressa Paola Magnarelli e l'ostetrica Maria Verdenelli, detta Mariola, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dall'amministrazione comunale per aver contribuito alla crescita di Recanati nel mondo del lavoro, dell'arte, del volontariato e dello sport. Le civiche benemerenze giunte al quinto anno di vita e fortemente volute dall'amministrazione comunale per dire un grazie sincero ai concittadini che si sono distinti in diversi settori tenendo alto il nome di Recanati sono stati individuati da un'apposita commissione anche grazie ai suggerimenti pervenuti dai recanatesi che hanno aderito all'appello lanciato nei giorni scorsi segnalando vari candidati attraverso la mail. A completare il quadro anche la menzione speciale al giovane Fabio Martinelli per aver compiuto un gesto coraggioso salvando una vita e le benemerenze junior agli alunni che si sono messi in luce negli istituti comprensivi Badaloni e Gigli. A ricevere il riconoscimento anche l'atleta Paolo Bravi per l'impegno costante, per i suoi straordinari successi sportivi nel campo dell'atletica leggera. Come ogni anno è stato riservato uno speciale ringraziamento alle aziende che hanno raggiunto importanti traguardi di longevità e non solo. L'attestato di benemerenza è andato alla ditta Baby Toys e alla ditta Coppari Luciano, parrucchiere per uomo, per i loro 30 anni di attività. Premiate per i 50 anni di attività la ditta Marisa Abbigliamento di San Bucheto e la sartoria Franco Mazzieri. Franco Mazzieri, nato a Montefiore di Recanati, vive a Milano dal 1963. Molto apprezzato all'ombra della Madonnina è il sarto di Celentano e il suo atelier si trova in via Santa Tecla a pochi passi dal Duomo. La cerimonia si è conclusa con lo spettacolo Pinocchio Brr, il segreto del Polo Nord, realizzato dall'Avuls in teatro, curato e diretto da Anna Sagni. Sindaco Francesco Fiordomo, che significato ha questa manifestazione giunta alla quinta edizione, fortemente voluta da lei e con personalità, persone sempre diverse che ci fanno scoprire anche una Recanati diversa? Ha il significato di una comunità che si ritrova in occasione della festa del patrono, che vuole dire grazie a quei concittadini, a quelle donne e a quegli uomini che con il loro impegno, la loro tenacia, il loro esempio oggi costituiscono un punto di riferimento per Recanati e per un territorio vasto, personalità del mondo imprenditoriale, religioso, culturale, che portano il nome di Recanati in giro per l'Italia e per il mondo. E queste benemerenze poi si uniscono al riconoscimento dei ragazzi, dei nostri istituti comprensivi e a un momento di solidarietà, un bellissimo progetto portato avanti da Anna Sagni con i ragazzi delle cooperative La Ragnatela e del villaggio Le Ginestre insieme ai giovani delle nostre scuole. Quindi è un momento di festa, è un momento dal quale vogliamo prendere uno spunto, un carico di energia per proseguire nel nostro impegno. Dal 1 al 3 luglio tornano a Recanati i giorni del giovane favoloso, in festa con Giacomo. Tre giorni di festa dal pomeriggio a notte fonda, realizzati su iniziativa del Comune di Recanati in collaborazione con Centro Studi Leopardiani, AMAT e Camera di Commercio di Macerata e con il sostegno di numerosi sponsor privati. Per evocare tra musica, costumi d'epoca, spettacoli, mercatini e degustazioni le atmosfere ottocentesche legate all'illustre amatissimo concittadino. Un momento di festa, un momento di aggregazione, il momento nel quale la comunità cittadina partecipa per festeggiare Giacomo Leopardi in maniera dinamica, in maniera qualitativamente alta, ma senza perdere il senso di una città che vuole vivere con spirito di appartenenza e con questo affetto nei confronti di Giacomo Leopardi.
Queste celebrazioni, queste manifestazioni sono nate con il successo del film Il Giovane Favoloso e sono il momento per far vivere bene i recanatesi nella propria città e anche per farla apprezzare a quanti arriveranno dal territorio. L'anno scorso 50.000 presenze in 3 giornate, una Recanati che si mostra nella sua bellezza, che torna all'Ottocento con balli, costumi d'epoca, musica, degustazioni, quindi un'occasione per visitare la nostra città. Sicuramente è diventato un appuntamento molto piacevole, tu dicevi quasi un'abitudine, noi speriamo che sia diventata un'abitudine. È molto bello il fatto che Recanati, grazie al grande successo, alla grande qualità del film di Martone, appunto Il Giovane Favoloso, si sia dotato finalmente di una manifestazione che sia per i cittadini che per quanti poi vogliono venire a Recanati, che sono molti come abbiamo visto in questi anni, appunto rende immediatamente riconoscibile un momento in cui la città può essere vissuta nel nome di Giacomo, appunto in festa con Giacomo. Il 29 naturalmente rimane la data ferma perché è la data del compleanno di Giacomo, quest'anno la festeggeremo con Saverio Marconi che oltre a essere uno dei nostri registi più famosi è stato un grandissimo attore pluripremiato in gioventù, è tornato a recitare con grande intelligenza, con grande fascino, abbiamo chiesto a lui appunto quest'anno di inaugurare appunto questo percorso il 29 di giugno. I 3 giorni saranno 3 giorni di festa e quindi dove tutta la città sarà animata con dei momenti diciamo culturali che quest'anno abbiamo ispessito, oltre alle sere all'infinito c'è anche un momento di aperitivi culturali, chiamiamoli così, incontri con l'autore e quindi la città animata da appunto torna all'Ottocento e ha questi due focus tra sere all'infinito dove ci sono dei protagonisti della scena italiana assoluti perché iniziamo con Monica Guerritore con un recital, devo dire, di grande fascino che da Dante arriva fino appunto al nostro Giacomo e Peppe Servillo con un trio di musicisti eccezionale che ricama storie attorno all'Histoire du Soldat di Stravinsky e poi un appuntamento con la comicità intelligente, quella di Marina Massironi che ripercorre la storia letteraria di Otello appunto da Shakespeare fino alle sue evoluzioni nell'Ottocento e oltre. Vito Mancuso, appunto altri scrittori saranno con noi, quindi sono 3 giorni tutti da vivere e siamo sicuri che sarà l'occasione per rendere questa festa ancora più solida e ancora più bella. Grande partecipazione nonostante il maltempo al passaggio della Mille Miglia che per il terzo anno di fila è transitata lungo le vie del Colle. Tanti i curiosi e gli appassionati che hanno assistito al rombo delle oltre 450 auto d'epoca iscritte alla 34esima rievocazione storica della corsa definita la più bella del mondo da Enzo Ferrari. Calorosa l'accoglienza in piazza Giacomo Leopardi, dove era previsto il controllo timbro, alla presenza del sindaco Francesco Fiordomo e del delegato allo sport Mirko Scorcelli. Per il terzo anno consecutivo la Mille Miglia Recanati, una grande gioia, una grande soddisfazione, è una festa perché il rombo dei motori, la storia, la tradizione, tutto quello che trasmette ogni singolo prototipo rappresenta un qualcosa di magico e riteniamo che nella città della poesia anche questi rumori, anche questi odori, anche questa storia rappresentino la poesia. La Miglia Recanati è un evento che per la terza volta avviene, un miracolo no perché è troppo semplice, però è una cosa veramente eccezionale averla avuta per la terza volta qui nel nostro territorio, che gira per il nostro centro storico e mette in evidenza tutte le nostre caratteristiche belle, peculiari, storiche e di paesaggio della nostra città, del nostro territorio, le colline, le coltivazioni che abbiamo, Casa Leopardi, la piazza Leopardi, quindi è una cosa molto bella, molto importante e che ci proietta a livello internazionale per chi, per quei pochi che non ci conoscevano, un'occasione in più per farci conoscere. Grande accoglienza per l'equipaggio nostrano composto da Giuseppe Casali e Jun Morosini a bordo di un Alfa Cabriolet Pininfarina del 1953. Com'è questa Mille Miglia? È sempre adrenalinica, quindi ieri peccato l'acqua che ci ha un po' frenato, c'è stato anche qualche incidente. Ciao! È emozionato? Recanati sempre così accogliente, sono di Recanati, quindi certo che sì, però adesso ripartiamo via, insomma, io sono un dilettante allo sbaraglio, mi piacciono le macchine, quindi.
È tutto per questa puntata, vi ricordiamo che potete rivedere tutto quello che è andato in onda sul sito web del Comune di Recanati. Recanati Informa torna alla prossima puntata, arrivederci, buona serata!